internazionale dell'associazione Sfida. E volevo dire questo, che io mi sono sentito con Vendola, mi sono sentito con Emiliano, mi sono sentito con i vari onorevoli senatori che non, purtroppo per una questione di istituzione di governo ieri sono state diramate pubblicamente la lista dei ministri, quindi non sono potuti essere. Però noi già abbiamo preso impegni sia con il sindaco di Bari Emiliano, sia con il presidente di Vendola, che qui a poco, appena si cambiano le acque e quindi si pianifica la situazione di governo, ci sarà un incontro per portare i risultati dati di questa tavola redonda, e quindi anche loro sono assolutamente attenti. E quindi l'ha già fatto l'amico Savino. Io vorrei ringraziare anche il consigliere regionale Gianluca Carta, che per questione di impegni sopraggiunti non ha potuto venire. Quindi io ringrazio soprattutto tutti i malati, cito Giovanni per tutti. Ciao Giovanni. Si arrivano a delle mediazioni tra persone civili, perché se noi dovessimo tener conto di tutto quello che è successo nel campo sperimentale, Mariangelo ha detto, ha fatto il nome, io voglio fare il nome, l'ex presidente che è attuale assessore alla regione Lombardia, questo non parlava, non muoveva una mano, adesso saluta, fa i comizi, ma benedetto in Dio, c'è una situazione morale come presidente, che questo ha effettuato una sperimentazione che non sappiamo, sarà il professor Vannoni magari che farà chiarezza su questa vicenda. Ma io come presidente dell'associazione Viva la Vita lo dico sempre, professor Vannoni, ci stanno casi molto più disperati di me, cerchiamo di dare precedenza agli altri e dopo a me. Questo deve fare un presidente di un'associazione, questo deve fare. Non è concepibile approfittare della propria popolarità per diventare, per occupare uno scanno di poltrona politica alla regione, non è concepibile. Anche lo vescovo, per la miseria, noi siamo pugliesi, noi abbiamo la sede a San Giovanni Rotondo, stiamo vicini, abbiamo anche sostenuto questa causa, noi siamo nati, qui c'è il vicepresidente, ci stanno gli altri membri dell'associazione del consiglio direttivo. Appena nati noi abbiamo sostenuto anche economicamente questa ricerca, gli abbiamo donato un assegno, non vi dico la somma, piccola, grande, è un gesto che i malati, proprio perché ci crediamo a questa cosa, perché non dovremmo crederci? Che cosa ci è rimasto, professor Vannoni? L'asla, l'asma, tutte queste malattie sono una condanna a morte, perché non ci dovremmo credere? Però questi signori, la stessa attenzione che hanno dedicato al professor Vannoni, perché non la dedicano al professor Angelo Vescovi? È un anno che è iniziato la sperimentazione sulle cellule staminali, c'era l'obbligo di protocollo che il malato doveva essere monitorato 3 mesi post operatorio. I risultati dove stanno? Cioè, si è tenuto una conferenza a Termini, una a Milano. Marina Mercurio, mi riferisco a te che tu c'eri a Milano. C'era il professor Angelo Vescovi? Non c'era. C'era, ha mandato Letizia Mazzoni. Quindi io sto ripetutamente bombardando di mail Angelo Vescovi. Lui ha il dovere morale di dare delle risposte ai malati, anche perché a gennaio doveva iniziare la sperimentazione sulla sclerosi multipla, sulla SLA. Si è fatto bene in televisione per anni, raccontando fantomie. Adesso noi vogliamo i risultati, anche perché la gente finanzia questa ricerca e lui ne deve dar conto. A un anno sono stati già operati 6 casi di SLA. Bene i risultati. Io ripetutamente sto chiedendo un incontro con il direttore generale
dell'ospedale di Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, il professor Rubi, se a breve non mi dà, non mi convoca in udienza, noi ci incateneremo davanti all'ospedale Casa Sollievo. Noi malati abbiamo il diritto di sapere. Quindi ragion per cui torniamo al tema principale di oggi, 2 minuti e termino. Io e Gerardo Giordano abbiamo saputo della conferenza stampa che avete tenuto a Milano presso il Corriere della Sera e settore Corriere San Matteo, dove c'era la presenza del dottor Bianco, c'era la presenza della direttrice di Teleco. Vabbè, almeno un po' da parte del dottor Bianco me lo aspettavo questo accanimento, ma veramente schifoso. Io voglio continuare a usare questo termine, schifoso, ma non per capire, per contrastare il pasto, per buttare calore. Loro, attraverso questa denigrazione, hanno avuto anche delle denunce penali. Vabbè, dopo saranno loro a parlare. Sono delle persone che tirano dritto, non li finanzia nessuno. Stanno sacrificando la loro persona, la loro professionalità, stanno sacrificando anche da un punto di vista economico. Anzi, io voglio ringraziare la presenza dell'amministratore unico Marco Cerminata della MT Global 3. Grazie, state finanziando, siete uno dei sostenitori che finanzia questa azienda, finanzia Stamina, il progetto Stamina. Grazie, e abbiamo bisogno tantissimi. Ragion per cui ci siamo legati a Milano, non nego, come ha detto Mariangela, con un po' di scetticismo, perché attorno a questa sperimentazione veramente si è parlato, si sono dati anticipate delle aspettative che loro non sono mai venute, tutto abbiamo detto. Ma non ci prendete in giro, per piacere, non ci prendete in giro. Quindi ragion per cui siamo legati a Milano, abbiamo sentito le varie posizioni del professor Vallone e del professor Andolini, rispondevano colpo sul colpo. Io non voglio convincere e non voglio certamente influenzare nessuno, però qua ci sono dei genitori di bambini. Quei genitori non mentirebbero mai sul proprio figlio, e io ho parlato con questi genitori che sono stati trapiantati i figli. Questi bambini non si muovevano la mano, muovevano i piedi. Io ai genitori ci devo credere. Quindi ecco qui l'approfondimento, come diceva la dottoressa Lamanna, di questa retorica. Oggi vogliamo delle risposte, professor Mario. Vogliamo delle risposte, perché noi abbiamo il diritto, che se esiste una minima possibilità, vogliamo essere sottoposti a questa sperimentazione. È un nostro diritto essere sottoposti a questa manifestazione. So che ci sono dei rappresentanti delle altre associazioni. Io lancio una proposta, chiaramente anche al comitato 16 novembre che andiamo a braccetto, come si dice, no, condividiamo tutte le volte. Mi rivolgo alle altre associazioni, quelle dei bambini, la Sfida, le altre associazioni di malati, c'è la Sansi. Ecco, io non li voglio citare, perché dopo rischio di dimenticarne qualcuno, non è giusto, tanto abbiamo le registrazioni. Quindi l'abbiamo fatta apposta, anche perché Savino è un laureato in economia e commercio, vuole fare una statistica, non esistono numeri, dati su queste malattie, stiamo dicendo ripetutamente alla Regione Puglia, registro, perché dopo i flussi finanziari cerchiamo di capire, queste non sono piccolezze, qui c'è il politico. I flussi finanziari vengono determinati in base ai numeri, vero sindaco? Dopodiché la cosa assurda, lo stiamo ripetutamente, io prego il sindaco Angelo Riccardi, che è un membro abbastanza importante nell'ambito del suo partito, che venga modificato questo meccanismo Stato-Regioni,
nella suddivisione e riparto dei soldi che devono essere destinati alle regioni. Sappiamo che adesso la sanità, la salute e il welfare viene gestita dalle regioni, ma vengono suddivisi questi soldi. Sapete come vengono suddivisi questi soldi? In base alla media della popolazione ultra 65enne e in base alla media dell'ultimo trasferimento. Sapete che cosa significa per un malato SLA? Che un malato SLA pugliese con assegno di cura percepisce massimo, perché ci sono le scaglioni per variaggio, massimo 1000 euro, un malato di SLA lombardo 2500 euro. Non ho capito questa differenza. Un malato SLA è un malato SLA in Lombardia, un malato SLA in Puglia, in Molise, in Calabria, altre regioni 400 euro, 500 euro. Ma veramente qua giochiamo sulla pelle delle persone. Quindi detto questo, io invito tutte le associazioni, da adesso, subito dopo questa tavola rotonda, a mantenere i contatti per costituire un comitato pugliese. Partiamo da qui. Formiamo un comitato pugliese formato da tutte le associazioni che ci stanno per cercare di sostenere queste battaglie giuste per far valere i nostri diritti. Grazie. Allora ringraziamo il presidente Giovanni Longo, un vero leone, davvero davvero. Allora iniziamo subito lasciando la parola al dottor Daniele Vannoni. Prego. Allora, intanto buongiorno, grazie a tutti, grazie di questa meravigliosa ospitalità che ho avuto in questa città, dove sono venuto molto volentieri e mi sono trovato tra amici e tra persone che volevano sapere che cosa sta succedendo. Vedete, prima si è parlato di pubblicazione. Che cosa è successo in realtà? Che i risultati sono diventati pubblici prima di essere pubblicati. Le persone, quelle che stavamo trattando a Brescia, le avete viste in televisione, alcune di loro, e avete visto il racconto dei loro miglioramenti. Ovviamente non sono i vaneggiamenti di un giornalista che ha raccontato miglioramenti o semplicemente il racconto dei genitori, che è importantissimo, ma che deve essere sempre confermato. Vi ricordo sempre che questi sono pazienti in cura all'interno di un ospedale pubblico e quindi sono stati ampiamente monitorati. Sono stati valutati con elettromiografie, sono stati valutati con analisi strumentali, sono stati valutati con visite neurologiche. Questi dati ci sono, abbiamo sempre detto che neanche il Ministero, non so se li ha raccolti tutti, ma quando è venuto sicuramente qualche cartello l'ha preso. E questi dati sono dati, come dicevo, non nell'ambito di una sperimentazione, perché volutamente si è voluto confondere le acque. Noi stiamo facendo delle cure compassionevoli, stiamo curando delle persone che non hanno nessun'altra possibilità di cura dentro un ospedale pubblico in maniera completamente gratuita anche per l'ospedale, nel senso che non chiediamo neanche nessun rimborso all'ospedale stesso, e lo stiamo facendo con lo scopo di curare e basta, cioè di cercare di dare una speranza. E in questo lunghissimo periodo, anche se è solo un anno e mezzo in cui operiamo dentro gli ospedali civili di Brescia, abbiamo raccolto moltissima esperienza, abbiamo raccolto dalle famiglie stesse. Non l'abbiamo fatto con la finalità ovviamente prima di raccogliere quell'esperienza, l'abbiamo fatto con la finalità di aiutare, ribadisco. Però abbiamo raccolto i dati, questi dati poi saranno pubblicati. Quindi veramente il problema è stato tra il rendere pubblico e il pubblicare, che sono due cose molto diverse. Per pubblicare ci vanno un anno e mezzo, due, attraverso i referiti, una rivista scientifica, con i dati che ci sono, la numerosità campionaria che è necessaria nell'ambito della statistica medica. E queste le faremo, queste pubblicazioni, non abbiamo mica nessuna paura a farle. Sia, ma non le avremmo fatte anche se non avessimo ottenuto neanche un risultato. Perché era un modo giusto per dire: questa strada di ricerca non funziona, quindi abbandonatela e seguite un'altra. Devo dirvi la verità, i dati ci sono e i risultati ci sono. E tutto sommato che è quello che le persone forse si aspettano.
I risultati oggi sono dei bambini che sono vivi, che hanno ripreso a muovere gli arti in malattie come l'asma 1, non l'asma 1.9, perché ci sono 9 tipi di asma 1, l'asma 1.1, la peggiore, quella che non lascia tempo neanche per l'arrivo dei supporti diciamo di sostegno alla vita, di intubazioni e le varie cose che vengono applicate per tenere in vita le nostre persone. Oggi sono bambini, vi dico, un altro bambino con una malattia genetica importantissima, la Niemann-Pick di San Lorenzo del Tronto, e oggi è un bambino che è arrivato dove bisogna fare una PEG d'urgenza e non si poteva neanche fare una PEG perché non sarebbe sopravvissuto al danno neurologico, all'anestesia per colpa del danno neurologico. Oggi è un bambino che mangia da solo, è un bambino che muove in maniera coordinata gli arti, è un bambino che prima era presente e perennemente sottoposto a farmaci antiepilettici e oggi è un bambino che non li prende più. È un bambino, non posso dire abbiamo risolto la Niemann-Pick, abbiamo trovato la strada, sarei disonesto. Devo dirvi che su quel bambino ha funzionato. Nell'ambito delle cure compassionevoli questo è quello che conta, perché non conta un dato statistico mondiale, conta un bambino che si chiama Daniele e che oggi sta meglio. È lui che conta. E così le altre persone che abbiamo curato. Oggi ci sono più di 50 persone in cura a Brescia e aumentano continuamente. Certo, devono passare attraverso i giudici, devono passare, farsi far ordinare una terapia d'urgenza. Quello che hanno come terapia gratuita se lo vanno a spendere in avvocati e in tribunali. Però devo dirvi la verità, sono persone che oggi non hanno, intanto non abbiamo mai avuto un effetto collaterale su nessun paziente, primo. E in secondo luogo sono tutte persone che oggi stanno meglio, stanno migliorando. Come saranno tra 10 anni? Non lo so. A me interessa domani, a loro interessa domani. A loro interessa sapere se devono accettare una tracheotomia o una BEG oppure cercare di fare una strada nella quale forse potranno evitare di metterla. Però è una strada che non ha in questo momento, se non in maniera secondaria, un fine scientifico. È una strada che ha un fine compassionevole, che è autorizzato da una legge del nostro Stato, che infatti è stata applicata e poi riconosciuta dai giudici. Quindi questa volontà di voler per forza confondere quella che è la ricerca scientifica, che ha i suoi fini e i suoi scopi, ma la cui primo obiettivo è fare un bel protocollo medico in cui incomincia a dire bene, allora trattiamo la SLA, incominciamo a prendere solo i pazienti che stanno ancora bene, quindi escludiamo tutti quelli che hanno problemi respiratori, escludiamo la sperimentazione di tutti quelli che non si nutrono più autonomamente. Cioè quello che io sto vedendo è che molte volte la ricerca scientifica ha uno scopo e deve stare dentro determinate regole, ma non coincidono molte volte le regole con le esigenze delle malattie e delle persone. Capite? La piccola Sofia, di cui tutti avete sentito parlare, beh, è una bambina che è stata rifiutata nell'ambito di una sperimentazione perché iniziava già a zoppicare. Quindi dei genitori che si sono rivolti a un ospedale con una bambina con una malattia devastante, la leucodistrofia metacromatica, una malattia devastante, che aveva appena iniziato con un primo sintomo, gli è stato detto no, la bambina zoppica, e quindi chissà, nel futuro magari arriverà qualcos'altro. Oggi spero per questa bambina che questo futuro sia arrivato e siamo noi dentro l'ospedale civile di Brescia. Questa bambina piano piano, intanto la malattia non sta più progredendo, e piano piano comincia a dare dei segnali di miglioramento, dei piccoli segnali, però li sta dando. A questi genitori si è data una speranza. È sbagliato? Non è scientifico? Sinceramente me ne fischio. I dati di questa bambina vengono raccolti dall'ospedale. Quando ci saranno un numero sufficiente
di casi di bambini con leucodistrofia metacromatica trattati, ci sarà una pubblicazione, però vi garantisco che quando ci sarà quella pubblicazione probabilmente avrò altro da fare quel pomeriggio, la presenteremo, la faremo vedere a tutti, magari ci andrà qualcuno dei medici che hanno raccolto i dati a Brescia, ma non è quello che mi interessa a me come fondazione. Io sto facendo un altro percorso adesso. Il confronto con la comunità scientifica siamo apertissimi, disponibilissimi a farlo, ma oggi non c'è stato nessun confronto. Noi ci siamo trovati a Milano con quello che doveva essere il più grande esperto italiano, europeo, mondiale di cellule staminali, che ha detto che le cellule mesenchimali, che poi sono una grande famiglia di cellule staminali, sotto le quali c'è anche la nostra popolazione di cellule che usiamo, non possono essere indirizzate a diventare neuroni, cioè cellule del cervello. Ma sapete che ci sono 9 pubblicazioni internazionali, non su riviste da 4 soldi, su riviste importanti, su riviste accreditate, che già 10 anni fa avevano dimostrato la capacità delle mesenchimali di trasformarsi in neuroni? Vuol dire che questo signore non le ha lette, queste riviste. Allora, se il più grande esperto italiano non legge, immagino che non arriveremo mai a trovare un confronto scientifico, perché pazienza sarà sentire quello che raccontiamo noi, per carità, che siamo una onlus che sta cercando di aiutare le persone nell'ambito di un ospedale pubblico, con l'approvazione del comitato etico, con l'accordo dei medici e via dicendo. Pazienza, questo tanto conta poco. Però il problema è che alla fine questi dati, queste raccolte di informazioni giustamente importanti, devono essere secondarie rispetto alla vita delle persone. Se oggi ci sono dei bambini che stanno migliorando, che senso ha impedirgli le cure perché non c'è prima una pubblicazione su questa malattia? Tanto è vero che persino il Ministero a un certo punto ha detto: beh, non ci sono effetti collaterali, non ha avuto il coraggio di dire che c'erano i miglioramenti. Ma pazienza, ha detto non ci sono effetti collaterali, beh, facciamo riprendere le cure a tutti quelli che erano già in cura. Questo l'ha decretato il Ministero e gli è saltato addosso il mondo. Da Nature, che io mi aspetto da una rivista scientifica di livello internazionale, che mi chiami un giornalista e dica: bene, che tipo di popolazione usate? Incominciate a dire come sono caratterizzate le vostre cellule. Le avremmo dato tranquillamente quel dato. E invece hanno fatto un attacco politico, perché quello che sta avvenendo è che tutto sommato questa piccola, sapete cosa diceva Dante, da una piccola scintilla può partire un grande incendio. Questa piccola scintilla che è iniziata a Brescia potrebbe, se i nostri parlamentari avranno il coraggio, e qua è un vero coraggio, potrebbe diventare un grande incendio che cambia una regola assurda che dice che delle cellule vive staminali sono dei farmaci, e quindi posticipa le prime applicazioni di tutto questo a 15 anni avanti, quando molti dei pazienti che ci hanno contattato, con i quali siamo in contatto adesso, non ci saranno più. E allora che senso ha? Noi stiamo rispondendo a un'esigenza oggi e vogliamo farlo oggi, non tra 15 anni. Capite? E tutta questa semplice differenza di classificazione dietro nasconde un mondo enorme. Io devo prendere delle cellule umane e iniettarle a dei topi per vedere che effetto gli fanno. Perché essendo un farmaco, e la cellula umana che conta, non è che devo provare a curare i topi con le cellule di topo, sarebbe una cosa che avrebbe un pochino più senso, no, devo iniettargli le cellule di un essere umano per vedere sul topo cosa gli fa, non so, farà iniettare più intelligente, però non sono compatibili, no, tra specie. L'altro problema, devo produrre i laboratori farmaceutici. Pensate che un laboratorio farmaceutico, in Italia ne abbiamo 13 su tutto il territorio italiano. Uno dei più belli è quello del San Gerardo di Monza, costato 13 milioni di euro, ha 10 camere bianche,
Sapete quante linee cellulari potrebbe fare in un anno con una metodica come la nostra? 120. Per cui potrebbe curare 120 persone. E tutte le altre? Quella è una bella limitazione, no? Pensate che dovrei riempire il territorio nazionale con laboratori farmaceutici grossi come le regioni stesse, per riuscire a curare solo i malati di una patologia in Italia, con dei costi che trasformano un prodotto che non ha dei costi mostruosi, però comunque ha i suoi costi, però lo fanno costare 30 volte di più. E poi comincia tutta la fase di sperimentazione, non nell'ambito dei trapianti, ma nell'ambito dei farmaci. Quindi che cosa vuol dire? Comincia il concetto, per esempio, del doppio cieco. Ah, una cosa meravigliosa il concetto del doppio cieco, è l'unica cosa che serve per farvi capire se c'è l'effetto placebo su una persona. Quindi io inietto le cellule a una bambina con SMA1 di 8 mesi, completamente paralizzata, e potrebbe esserci un effetto placebo, cioè la bambina dice mi hanno iniettato le cellule staminali, quindi sono convinta che sto meglio e adesso comincio a muovere le braccia. Questo sarebbe l'effetto placebo. Su una bambina di 8 mesi è un po' difficile. Però diciamo che c'è un aspetto secondario, i genitori, siccome sanno che la bambina sono state iniettate le cellule staminali, fanno più attenzione e quindi magari le fanno fare più esercizi. Io vorrei capire quanti conoscono, io ho conosciuto tante famiglie con bambini che hanno SMA1 e gli dedicano 24 ore della loro giornata cercando di aiutarli. Non sono bambini abbandonati in un angolo, sono bambini che hanno il massimo dell'attenzione per cercare di fermare la patologia, per cercare di dargli quel minimo di risposta, aggrapparsi a quel minimo di avviso. Va bene, quindi questi effetti placebo, per toglierli, che in quei casi, capite, potrebbero contare veramente su una percentuale minima, che cosa devo fare? Devo prendere due gruppi di bambini con SMA1, a uno un gruppo iniettare i cellule staminali e all'altro gruppo iniettare la soluzione salina nella spina dorsale. Questo si chiama doppio cieco. Poi dovrei andare dal medico, da dei medici a far valutare i bambini che non sanno a chi ho iniettato le cellule staminali, che non sanno a chi ho iniettato la soluzione salina. Questo per togliere quella virgola percentuale di effetto placebo che potrebbe esserci. Ma se dopo un anno e mezzo la piccola Celeste Carrea, che ci è arrivata completamente paralizzata, regge la testa, muove le braccia, muove le gambe, beh, allora vi garantisco che se siamo riusciti a produrre un effetto placebo così lungo, siamo gli unici al mondo a aver ottenuto una cosa, sulla bambina o sui suoi genitori. E quindi se abbiamo ottenuto su una signora affetta da SLA che ha appena iniziato le terapie e siamo a distanza di un mese dall'iniezione e ci è arrivata una signora allettata con la PEG che non aveva più praticamente nessun movimento degli arti inferiori e superiori se non di un braccio che riusciva ancora leggermente a muovere, oggi questa signora riesce a camminare sorretta e a muoversi, muove anche il braccio che era completamente paralizzato. Va bene, effetto placebo, ok? Io sto curando quella signora, se gli ho dato un grande effetto placebo che la sta facendo migliorare, sono felicissimo. La prima signora che abbiamo trattato, un'altra signora affetta da SLA di Roma, è un anno e mezzo che la patologia è ferma. Era una signora che una SLA bulbare importante, una signora che tra agosto e dicembre, quando ha fatto la prima iniezione, ad agosto camminava, a dicembre era allettata, oggi cammina con un deambulatore, cammina, oggi mangia da sola con le sue mani, riesce a portarsi il cibo alla bocca ed è passato un anno e mezzo. Quindi effetto placebo, benissimo, sono contento che si abbia ottenuto questo effetto placebo su questi pazienti. E siccome tutti i pazienti che stiamo trattando stanno ottenendo questo meraviglioso effetto placebo, ben bene. E il resto, sinceramente, lascerò ai medici dell'ospedale di Brescia di fare le pubblicazioni relative a questi pazienti. Non me ne frega neanche che ci mettono il mio nome, sinceramente. Non mi interessa.
che le faccio loro, perché si prendono tutti i loro meriti, sono felicissimi per loro. Io mi accontento di questi risultati, sarà poco, però vi garantisco che mi illumina la giornata tutte le mattine che mi sveglio e mi fa venire voglia di venire a testa alta a parlare con voi, senza dovermi preoccupare. Ovviamente a questo punto noi... Buongiorno. Io sono affetta da RES da 21 anni e ho un bambino con leucomalacia periventricolare dovuta al parto prematuro. Volevo sapere quali sono le speranze nel nostro caso, sia nel caso della mamma, nel caso del bambino. In questo caso la risposta la dovrebbe dare il dottor Andolino. Allora, dottore, le devo dare il microfono, mi permetto. Caso più facile, no? Vabbè. Allora, il lupus è una malattia autoimmune, non è mai stata curata, quanto ne so, però anche io i miei limiti culturali, non è mai stata curata con Samiali. Rispetto alle altre malattie autoimmuni legate a un difetto delle cellule, a un'aggressione dei linfociti, lupus ha una grossa componente anche anticorpale. Quindi io ho l'evidenza pubblicata, insomma abbiamo visto tutti che le cellule staminali funzionano nelle malattie autoimmuni. La sclerosi multipla, nel Crohn, nel rigetto dei trapianti. Nel lupus che ha questa componente autoanticorpale, non lo so, però dal momento della terapia innocua, e non credo che abbia interesse che io lavoro per 5 anni sui topini col lupus e poi ne parliamo, una cosa che non fa male non gliela negherei davvero, proprio con la coscienza che non fa male assolutamente a nessuno. Questo mi ricorda. Per suo figlio non abbiamo avuto l'evidenza in almeno due bambini con esiti di asfissia neonatale di un sensibile miglioramento, scomparsa delle convulsioni, movimenti che prima non c'erano, comparsa della deglutizione spontanea, valutata anche con la radiologia, quindi alla faccia dell'effetto placebo, no? Il bario scendeva con movimenti spontanei coordinati. Non sono guariti, sono sempre bambini con problemi, sono tre adesso veramente, vabbè. Però i risultati ne hanno avuto, quindi senza promettere la guarigione, poi dipende anche dal danno, quindi c'è stato anche il primo bambino in realtà che ha avuto quasi una situzione di interuno completa, però dipende dall'entità del danno, noi non ricostruiamo un cervello completamente danneggiato, però alcuni aspetti che ai genitori interessano possono essere affrontati. Quindi non negherei neanche questo bambino, proprio anche per l'evidenza scientifica documentata presso l'ospedale di Brescia, che negli esiti di asfissia neonatale ci sono i risultati. Le aspettative di risultato dipendono anche dall'entità del danno e dalla distanza dell'evento. Cioè è molto facile, abbastanza facile. Si fa meglio. Certo, se questo mondo fosse giusto, ogni terapia intensiva neonatale, anche unità spinale, stroke unit, eccetera, dovrebbe avere le cellule in frigorifero da vicino, dovrebbero essere dati il giorno dopo. Questo è un problema. Grazie, comunque noi consigliamo in particolare questo bambino, consigliamo in voi, consigliamo nella ricerca, ed è una grande occasione di incontro. Buongiorno. Allora continuiamo con le domande. Ecco, qui ci sono le signore. Prego. Aspetta, il volume. Vediamo un attimo. Aspetta. Sì. Ecco, vai. Buongiorno, Sandra. Io sono la mamma di un bimbo affetto da PAC2 accumulo di ferro al cervello, quindi una malattia neurodegenerativa. Noi sappiamo che non andrà certo a migliorare, e oggi lui è imbottito di farmaci ed è così, e viene crisi, e nonostante tutto questo non riusciamo a regalargli una vita dignitosa. Ecco, allora io volevo chiedere cosa può fare le cellule staminali, se possiamo accedere a questa metodologia, e nulla, e sapere se c'è una strada alternativa a una malattia
che ci hanno sempre detto che non avesse una cura. Allora, bene, nell'ambito delle malattie d'accumulo, anche noi abbiamo trattato alcune di queste patologie, molte sono patologie rare e ovviamente oggi ci sono diverse famiglie che ci stanno chiedendo di iniziare terapie compassionevoli in quest'ambito. L'esperienza che abbiamo, una delle esperienze importanti che abbiamo è sulla Niemann-Pick, che è una malattia d'accumulo nel quale c'è un enzima che non viene prodotto dalla cellula e le cellule si riempiono sostanzialmente di colesterolo, scusate, semplifico un po' brutalmente la cosa. Che cosa è successo? Generalmente questi bambini arrivano, oggi ne abbiamo in cura 5, l'ospedale Civile di Brescia, arrivano da noi con un danno cerebrale importante, arrivano da noi con il fegato e la milza che vengono comunemente aggredite dalla patologia, soprattutto la tipo A, che è la prima, una delle tre classificazioni della malattia. E per esempio il piccolo Daniele che abbiamo trattato in più riprese, perché siamo stati interrotti più volte, la prima volta è arrivato da noi, portato da Marina Andorina, con, devo dirvi, un fegato e una milza grossi quanto quelli di un adulto, e aveva un anno, neanche 8 mesi. Abbiamo fatto un'iniezione di cellule staminali eterologhe, cioè prese dal padre, e dopo 20 giorni dalla prima iniezione il fegato e la milza hanno normalizzato. Quindi le piastrine, che inizialmente erano 20.000, erano ritornate a essere 120.000, e anche i trasaminasi erano a posto. Quindi alla fine che cosa è successo? Allora, io non posso dirvi abbiamo ricostruito un fegato e una milza in 20 giorni, perché non è neanche possibile, per quante divisioni cellulari ci possano essere, ottenere una cosa così. L'unica cosa alla quale siamo addivenuti dopo molte valutazioni, anche valutazioni che sono state fatte specifiche sul piccolo, è che queste staminali iniettate, almeno una parte della popolazione che oggi conosciamo molto meglio di prima, ha prodotto l'enzima mancante e ha permesso alle cellule di questo bambino di funzionare. Quindi, a quel punto, che cosa succede? Che una parte di queste staminali, perché poi abbiamo cominciato a vedere anche in altre patologie, come per esempio la distrofia muscolare, una parte di queste staminali si comportano come delle fabbriche. Cioè, quando arrivano in una zona nella quale non vanno a cambiare i geni o a sostituire il difetto genetico presente, ma riescono a fornire ciò che manca per far funzionare il cervello del bambino. Per quello che posso dire, se in 20 giorni abbiamo rifatto funzionare il fegato e la milza che erano devastati, beh, a questo punto conto che anche su tante altre malattie d'accumulo, che poi generalmente sono caratterizzate da una sintesi enzimatica non funzionante, le cellule staminali possano invece fornire l'elemento mancante. Un'altra cosa vi aggiungo, che non c'è nessun bisogno, nessuno, di immunosopprimere il paziente. Le cellule staminali non esprimono l'HLA2, che quindi è quello che definisce, che scatena il sistema immunitario quando vengono iniettate cellule strane, non lo esprimono, e per dirvi la verità, quello che abbiamo visto è che su questi pazienti trattati, a distanza, ormai nel caso del piccolo Daniele, questo effetto ci fu nel 2008, quindi ormai 5 anni fa. Beh, sul fegato la sua vita sono rimasti come li abbiamo lasciati. Una ragazzina con distrofia muscolare dei cingoli che abbiamo trattato anch'essa 5 anni fa, che aveva recuperato un 50% della motilità, e poi purtroppo fu di nuovo una di quelle pazienti su cui non riuscimmo a completare il ciclo terapeutico, oggi ha mantenuto tutto quello che aveva recuperato, quindi non ha più presentato nessun tipo di degenerazione. Che dirvi? Di nuovo,
stiamo curando e intanto anche cercando di comprendere le cose. La prima cosa, e questa effettivamente la sapevamo già, perché almeno una parte centrale di questa metodica era già stata applicata anni e anni prima, le prime applicazioni nel 1998. Sappiamo che non produciamo effetti collaterali, quindi non facciamo male alle persone. E questa è la prima regola, perché indipendentemente da quello che sia lo stato del paziente o l'aspettativa di vita, dobbiamo essere certi che non andiamo a fare un danno, non andiamo ad aumentare le sofferenze. Quella è la cosa, la prima cosa da valutare. Tra 15 anni, quando, tra l'altro, scusate, una fase 1, che è quella che garantisce l'innocuità di quello che viene utilizzato, generalmente comprende 4 o 5 pazienti. Oggi ce ne sono in cura 50 a Brescia, nessuno con un effetto collaterale, cioè 10 volte quella che sarebbe una fase 1 di sperimentazione. Possibile, i dati ci sono, perché sono dentro un ospedale pubblico, insomma, perché è possibile. Quindi se dovessimo essere una sperimentazione farmaceutica, dove spero di non finirci mai, perché la ritengo una cosa obbrobriosa, ma se finiremo anche nell'ambito, cosa che mi sembra più logica, di un sistema trapianti che ha tutta una serie di garanzie di sicurezza per il paziente, di valutazione e soprattutto alla gratuità. Allora a quel punto il processo col quale abbiamo si è attivata Brescia, che sono stati curati questi pazienti, è già sicuramente un dato fondamentale sul quale riflettere. Quindi, prima di tutto, non nuocere, e su questo ci sentiamo felicemente tranquilli. Statisticamente potremmo dirvelo tra 3 anni, 2 anni, quanti di un campione rappresentativo di malati di SLA sono migliorati, a quanti si è fermata la patologia, quanti non hanno avuto nessun tipo di beneficio. Cioè, oggi non lo sappiamo, possiamo dirvi quello che è successo sui singoli casi che abbiamo trattato, ma questo avviene in qualunque sperimentazione. Quindi, noi, ribadisco, stiamo facendo casi compassionevoli, stiamo aspettando le persone oggi. Tra 15 anni potremmo dire, bene, riusciamo, sulla SLA otteniamo il 70% risultati, il 20% o il 100%. Non lo sappiamo oggi. Però sappiamo che, non producendo danni, e visto che nei casi passati i risultati ci sono, perché dobbiamo dire oggi no a delle persone con una patologia che non ha nessun altro tipo di cura? Perché dobbiamo dire oggi no in funzione di un sistema che stiamo cercando di cambiare, che è sbagliato? Perché dobbiamo dire oggi no a fronte di un sistema di reclutamento che potrebbe persino rasentare il filo dell'immoralità? Perché provate a cominciare a pensare che la scienza è una cosa importante, è importantissima, ma è al nostro servizio, non siamo noi al servizio della scienza. Quindi, se arriva una bambina con una leucodistrofia metacromatica e nessuna aspettativa di vita e nessuna cura, anche uno che sta facendo una sperimentazione e pensa che quello che sta utilizzando può aiutarla, non gli dice di no perché zoppica. Perché questo, scienza o non scienza, è immorale. Prima c'è la moralità, poi c'è la scienza. Dati. Nell'esperienza russa, quindi ancora non con, diciamo, una metodica piena come quella che stiamo invece utilizzando adesso, che si è modificata ed è migliorata molto, alcuni pazienti avevano Alzheimer. In quei casi si usavano solo trapianti autologi, cioè da se stessi, non venivano usati trapianti da donatori. In quei casi i risultati erano stati positivi ma molto temporanei, cioè dopo 3-4 mesi ricominciava il decadimento. Noi oggi, a fronte di quei risultati ottenuti loro allora e a fronte dell'esperienza che stiamo accumulando di diverse malattie neurodegenerative nelle quali c'è una compromissione anche del sistema cognitivo, stiamo incominciando, abbiamo reclutato, abbiamo
detto sì, nel senso che ad alcuni pazienti affetti da Alzheimer. Inizieremo, penso, il trattamento almeno di una di queste persone entro il prossimo mese e utilizzeremo in questo caso non più le sue cellule, ma le cellule di un donatore familiare o non importa, cioè io teoricamente potrei dare le mie cellule a tutti i pazienti che abbiamo in cura e non succederebbe niente, non abbiamo più. Si usano generalmente donatori familiari proprio per evitare, per ragioni burocratiche, non per ragioni biologiche. Devo dire la verità, ci aspettiamo dei risultati sensibili, perché ricordiamo che sensibili non deve essere pochi, vuol dire che sono misurabili anche occhio nudo, e quindi ci aspettiamo dei risultati sensibili su questa patologia e speriamo, perché è una patologia che, come sapete, oggi è una di quelle che non hanno nessun tipo di speranza e che, come quasi tutte queste patologie, toccano la persona malata, ma contemporaneamente toccano tutto l'insieme familiare e quindi rappresentano una sofferenza estesa e siccome è una malattia anche con una un'incidenza sociale importante, speriamo di poter avere dei risultati per aiutare le singole persone. Continuando col compassionevole non diremo mai che abbiamo trovato la cura o abbiamo trovato una terapia che migliora molto l'Alzheimer. Continueremo a dire, come stiamo facendo per l'asma 1, che abbiamo trovato una terapia che sta funzionando su Celeste, su Sebastian, su e via dicendo, sui bambini che oggi sono in cura. Però alla fine forse è così che si riescono a curare le persone oggi. Forse è l'unico sistema. Vede, e se c'è una logica in questo, se quella speranza ha almeno una base logica, un minimo di razionale, è giusto che ci sia. Nel senso che, ad esempio, abbiamo molte richieste da pazienti con danni spinali a lunghissimo termine. Per noi lunghissimo termine sono 4 anni, 5 anni, 6 anni dal trauma. E a queste persone oggi noi diciamo che con quello che possiamo fare adesso non riusciamo sostanzialmente a produrre dei benefici. Riusciamo a produrre dei benefici entro un anno dal trauma. E generalmente questi sono traumi nel quale prima che il paziente incominci a comprendere che cosa gli è successo, sono già passati mesi, prima che incominci a reagire, a cercare di trovare qualcosa, ne sono passati altri. Quindi generalmente arrivano da noi sempre in stati molto avanzati, dove non è che diciamo che questi animali non fanno miracoli, riparano, quindi dove riusciamo a riparare, dove riescono anzi loro a riparare, lo fanno anche molto bene. Però quello che posso dire è che abbiamo delle tecniche che erano già state applicate, anche queste, dalla terra madre da cui era arrivata almeno la noce di questa metodica, nelle quali saranno stati trattati dei pazienti a lungo termine con traumi spinali. E in quei casi, con un'operazione un pochino più cruenta rispetto a quella che facciamo noi, nel senso che oggi noi facciamo un'iniezione lombare ai pazienti, per cui non li sottoponiamo a nessun tipo di tortura, però con un'operazione più invasiva che prevede l'asportazione delle aree fibrotiche che si formano nella zona del danno, invece lì dei risultati erano già stati ottenuti. Oggi tenete conto che la metodica che usiamo oggi è il 70% più potente di quella che veniva usata allora, dal punto di vista diciamo anche dell'ottenimento del risultato, e quindi ci auguriamo che anche da quel punto di vista potremo aiutare persone anche con patologie non previste nell'ambito delle patologie rare, ecco. Però se passa il decreto, gli emendamenti fatti in Senato passano al Parlamento, abbiamo i malati di malattie rare che lo Stato ci permetterebbe di trattare, ovviamente chi vuole, gratuitamente dentro gli ospedali pubblici. Se riusciremo a estendere in futuro ad altre patologie, questo sicuramente sarà un vantaggio per tutti. Discutere con gli che vengono, con l'assessora Elena Gentile e il sindaco Riccardi. Però le chiedo sempre, se ce ne fosse bisogno,
spingere attraverso un'approvazione di un ordine del giorno affinché dia una spinta in più per cercare di individuare qui in Puglia, e ho avuto già rassicurazione da parte del direttore generale dell'ASL, di individuare un presidio ospedaliere idoneo, dopo sapranno loro dirci quale caratteristica hanno, per cercare di diventare punto di eccellenza per le regioni centro-meridionale, perché ci siamo scocciati di fare i famosi viaggi della speranza, vero Enza? Prego. Andiamo con la prossima domanda, l'ultima, dopodiché daremo la parola al dottor Adelino. Buongiorno, io sono una ragazza di 5 anni, affetta con tumore di tipo 2.5. Volevo chiedere se per caso avete già affrontato la vostra metodica su un caso simile al mio, e quali effetti abbia avuto, o altrimenti quali effetti potrebbe avere. Allora, sull'asma 1 i risultati ci sono e continuano, cioè nel senso che quello che si è visto ad esempio in televisione, ma come dicevo corrisponde anche a quello che poi è stato certificato dai medici dell'ospedale su ormai 5 bambini, sono dei miglioramenti che non sono finiti, cioè quelli che li avete visti alla quarta, quinta iniezione, però ogni volta che facciamo un'iniezione continuano a migliorare, quindi acquisiscono qualcosa in più. Vedete, spesso si parlava dei costi, come dicevo stamina, non poi ritorno alla sua specifica domanda, però Celeste l'anno scorso ha fatto una polmonite ed è stata ricoverata per un mese e mezzo in un reparto di rianimazione in ospedale del Veneto. È stata intubata e è costata, tra virgolette, al nostro sistema sanitario nazionale un qualcosa come 3.000 euro al giorno. Oggi, a gennaio di quest'anno, Celeste ha fatto una polmonite bifocale, registrata, importante. I genitori non hanno neanche avuto bisogno di andare in ospedale. Dopo 4 giorni, ci sono le analisi, i suoi polmoni erano puliti. E Celeste respirava benissimo. Sarà stato qualcos'altro? Beh, vi dico che la capacità delle staminali di agire in termini antivirali e antibatterici è molto molto importante, è già stata dimostrata anche in altre condizioni. Per cui provate a pensare già solo il sistema sanitario nazionale quanto ho risparmiato quest'anno solo nel caso della piccola Celeste. Invece, per quello che riguarda l'asma 2, noi abbiamo trattato i due estremi delle famiglie SMA, non l'associazione, abbiamo trattato l'asma 1 e l'asma 5. In entrambi i casi abbiamo avuto degli ottimi, veramente ottimi risultati. Forse più che l'asma 1, nell'asma 5 l'ho ottenuto. Qualcosa che Mariano Dino l'ha già detto, è molto più vicino al concetto di guarigione che al concetto di miglioramento. Per quello che riguarda l'asma 2 ci sono diversi pazienti che ovviamente stanno intraprendendo il percorso legale per poter accedere alla terapia, abbiamo sia pazienti con asma 2 sia pazienti con asma 3 e ci auguriamo di poter dare a loro lo stesso livello di risultato. Tutto sommato non c'è nessuna ragione per cui non potrebbero migliorare. Ricordiamoci, la prima cosa che ci hanno detto quando cercavano di avvertirci che non dovevamo fare niente, però quelli più buoni dei medici dicevano prendete una sola patologia e lavorate solo su quella, non toccate le altre. Quello che però nessuno ha capito che questo non è un farmaco, non è una molecola per cui io studio quella molecola per quella malattia e basta. Qui ci sono dei principi di funzionamento delle cellule staminali che aprono lo spettro di una nuova medicina. Non un farmaco nuovo, una nuova medicina. E questa nuova medicina, ci auguriamo che oltre ai miglioramenti in tante patologie alle quali la vecchia medicina non risponde, porti magari anche una ventata di moralità, dei nuovi pilastri su cui fondarsi
un pochino più umani e un po' meno freddi e forse a volte aggressivi verso i pazienti. Potremmo fare nuovamente nuove domande. Prego. Lui applaude in anticipo, non sa cosa sto a dire. Vabbè, devo dirvi che parlare a un congresso scientifico in qualsiasi lingua è una cosa ben diversa che parlare in faccia al potenziale utente. Cioè veramente uno non si sente tanto tranquillo, perché io non è che devo fare una diapositiva e dire ho avuto questi risultati sui topini, è interessante, gli altri diranno clap clap, bravino. Qui sto confrontandomi con i miei giudici e quindi vi assicuro che la mia voce potrebbe addirittura inclinarsi quando parlo di persone fisiche. E tra l'altro ognuno che si laurea in medicina, cioè che pensa di farsi medicina, ha la sindrome di Lazzaro, no? Cioè pensa che guarirà qualcosa di fantastico, non proprio non penserà a Gesù Cristo, cioè la parola cum in aramaico dire alzati, dopo Dio ti alza di cammina. È una frase che da bambino mi faceva piangere e che adesso insomma, mi emoziona ancora un po'. E quindi io ero un ragazzo tranquillo, andavo a riposarmi in Iraq, in Somalia, in Afghanistan, ma tutto sommato avevo una vita tranquilla. Poi qualche anno fa ho incontrato Bannoni e la mia vita è cambiata e non sono sicuro che sia cambiata in meglio. Ma cioè, sicuramente le pallottole afghane erano meno, i campi minati erano molto meno pericolosi dei miei colleghi qui in Italia. Quindi noi, io ho tanto per fare curriculum, visto che siamo tra pochi, non ci sente nessuno, posso vantarmi, c'è stato nell'84 il primo pediatra italiano a fare un trapianto di midollo. Vi assicuro che non ho rispettato neanche una regola, cioè meritavo l'ergastolo per quello che ho fatto. L'ergastolo perché se mi moriva un donatore pediatrico, quando non c'era ancora la legge fatta dalla onorevole Ceci di Bari, la nostra collega che ha fatto la legge dopo, sarebbe stata una morte per violenza, come una morte conseguente a uno stupro, quindi 20 anni sicuri li avrei presi. Tutti noi trapiantatori chiedevamo al giudice, ma che faccio, mi metto nei guai? E i giudici in tutta Europa, perché in nessun paese europeo c'è ancora la legge che permetteva di usare i minorenni come donatori, perché i bambini hanno fratelli minorenni di solito, vai avanti, non rompere le palle, spera, se l'ammazzi ti condanno, ma finché va bene, non faremo niente. E così è andata avanti la storia dei trapianti in Italia. Io andavo su e giù con le cellule a Brescia, a Genova, a Pavia, portavo le cellule violando qualche regola sul trasferimento di materiale biologico, con azoto liquido che usciva dalla mia macchina con lunghi fumi bianchi. Io guidavo immerso in una nuvola bianca da cui usciva solo la testa perché si rovesciava ogni tanto l'azoto, perché i contenitori allora erano diversi da quelli attuali. Abbiamo fatto di tutto, ho lottato contro famosi illustri ematologi di allora che dicevano che era pericoloso. Io ho detto la vostra prudenza è una prudenza assassina, perché i leucemici stanno morendo oggi. Alla fine ero anche più prudente di adesso, ho dato in mano, diciamo, l'onore a qualche illustre personaggio, lui l'ha gestita e allora la cosa è potuta partire. Abbiamo violato qualche piccola regola, ci sono alcune centinaia di adulti oggi che camminano perché quelle volte siamo stati un po' birichini. Adesso invecchiando ho cercato di essere più prudente, perché appunto dopo tanti cambi minati ho cercato di rispettare le regole, quindi abbiamo cominciato studiando per un anno, non tanto le cellule, perché quelle sono facili, il decreto Turco del 2006, scritto coi piedi, ma da qualcuno in buona fede, cioè che voleva salvare delle vite, lo spirito era se stai morendo oggi si fa e basta, con alcune regole, ma andava, proprio giravo il foglio di quella per cercare di capire com'era. Un famoso giurista di Piacenza, il professor Eusebi, mi ha detto alla fine, si può usare, sposta questa virgola, questa parola valente in questo modo, quindi puoi farlo. Abbiamo cercato di cominciare, sono arrivati i carabinieri, ci hanno fermato.
dicendo voi non avete l'autorizzazione. Io ho litigato per un anno con il mio direttore dicendo il decreto turco non prevede, non c'è la parola autorizzazione, è autocertificazione. Mi sono licenziato, sono andato via. Siamo arrivati a Brescia dove c'era appunto uno di quelli a cui avevo insegnato a fare trapianti di midollo allora, di cui riconoscevo l'idoneità morale e scientifica. E prima di cominciare, Boni, sappiamo di avere gli sciacalli ai polpacci, siamo andati a Roma, prima al Ministero, poi all'AIFA, dal direttore facente funzione allora, gli ho chiesto, si può fare, il decreto turco funziona sicuro, non è che sbagliamo qualcosa, si può fare, me lo metti anche per iscritto, l'ha messo per iscritto. Brescia ha le caratteristiche per cominciare a fare i trapianti e l'AIFA sapeva, aveva la lista dei centri autorizzati, quindi sapeva esattamente che tipo di laboratorio aveva Brescia e ha detto di sì. Abbiamo lavorato 6-8 mesi, 13 pazienti con risultati da Celeste in poi, con una frequenza di risultati che ancora mi stupisce perché di solito non sempre le cose vanno bene, ma quasi la totalità dei pazienti ha avuto dei risultati. Dopo 6 mesi arrivano i carabinieri e qualche personaggio del mandato al ministero ha detto no, è tutto sbagliato, il laboratorio non è adeguato. Ma come? Non era adeguato prima, adesso no. E così è partita la cosa. Ci hanno fermato, hanno indagato tutti i miei poveri colleghi a Brescia, quindi anche vittime, mi sento anche responsabile per quello che hanno sofferto molto perché mi dicevano Marino tu sei abituato a farti sparare addosso, a noi invece una vita di garanzia ci costa di più. Da lì è nata la storia che ha scatenato l'Italia, perché i pazienti hanno deciso di ricorrere al Tribunale Civile Sezione Lavoro, secondo l'articolo 700 del codice civile, per ottenere il diritto alle cure. Questa è un'altra legge italiana che va rispettata e la maggior parte dei giudici italiani ha rispettato la legge e ha imposto le cure sempre a Brescia, che ora di fatto si trova assediata da centinaia di pazienti che hanno diritto di essere curati, però è un ospedale, per quanto molto grosso, che avrebbe anche altro da fare. La soluzione qual è? Continuare a Brescia? Vabbè, faranno quello che è possibile. Però noi speriamo che la Camera, nelle prossime settimane, confermi il voto al Senato che, non dico liberalizza, permette l'uso del cellulare staminale sotto certe condizioni, ma riportando quello proprio che era la regola secondo cui i cellulari staminali sono farmaci e quindi devono usare un laboratorio GMP, Good Manufacturing Practice, laboratorio farmaceutico ragionevole per i farmaci, che guai se una fiala non può essere infetta, alla GLP, cioè laboratorio trapianti, in cui la sterilità è comunque garantita, però costa centinaia di migliaia di euro e non milioni, ma soprattutto non prevede di dover iniettare questo farmaco in un topo o proprio biologico, cioè una stupidaggine imposta dalla legge. Non impone le tre fasi di sperimentazione, 10 anni e 100 milioni, 200 milioni di euro per poter reclutare i pazienti, fare tutte le indagini, cose giustificate da un farmaco chimico e mercenario. Qui le cellule che io cavo dalla mia cresta iliaca, che fra l'altro mi sono cavato, perché prima di iniettarmi a me, dopo un mese di cultura, devo iniettarmi a un topo e fare tre fasi per capire, cioè come faccio? Cioè come fa la biologia dei trapianti ad adattarsi alle regole farmaceutiche? Il Senato ha votato una legge che prevede la possibilità di sperimentare, non sarebbe più terapia compassionevole, di sperimentare con controlli superiori queste terapie utilizzando le procedure legali dei trapianti. Non è un passo gigantesco, se vogliamo, perché avremmo voluto anche una liberalizzazione maggiore, però è un passo gigantesco che cambia la storia europea, anche nordamericana, perché tutto questo nasce da una direttiva europea, proprio una cosa nota a tutti, si sussurra, si dice, a livello europeo, come ha detto il mio vecchio direttore scientifico nel mio ospedale, la lobby dei farmaci ha vinto sulla lobby dei trapianti. Le case farmaceutiche, sapendo che metà
dei farmaci per malattie socialmente rilevanti, non il cancro, ma insomma quasi tutto il resto, di quello che ci rovina la vita, che ce l'accorcia, che ce l'intristisce da vecchi. Metà di quelle terapie sparirebbero, sarebbero alcuni miliardi di euro. Hanno voluto imporre questa regola che praticamente paralizza l'uso delle staminali fino al giorno in cui loro metteranno staminali di altra persona, ovviamente non le proprie, in fiale, che vendranno 10.000 euro l'una. E quindi noi dobbiamo aspettare che però loro stessi seguano le regole farmaceutiche dopo tre fasi, eccetera. Quindi dobbiamo aspettare 10 anni di poter comperare delle fiale di cellule d'altra persona, non le mie, che non posso utilizzare. Noi speriamo che alla Camera le pressioni che stanno subendo, gigantesche, formidabili, non voglia modificare quanto è stato votato al Senato. Noi sappiamo che le pressioni sono incredibili, perché a questo punto, forse non mi sono reso conto neanch'io, noi facciamo crollare questo modello a livello internazionale, perché se l'Italia per 18 mesi, come previsto dal Senato, può sperimentare il 100 SLA, spero di più, ma se noi portiamo 100 SLA curati in un laboratorio di tipo trapiantologico, se questi 100 SLA non hanno nessun effetto collaterale e si mettono a camminare, tutta Europa, come Fantozzi con la Tata Potionchi, dirà che la direttiva europea è una boiata pazzesca e cambierà la legge e crollerà tutto un modello e cascheranno teste di multinazionali, conti bancari, eccetera. Veramente una rivoluzione, come avevamo detto tempo fa io e lui, se saliamo la pelle un colpo di fortuna, perché veramente noi tocchiamo argomenti, l'ho scritto a un mio amico iracheno da cui vado fra poco a rilassarmi, qui tocchiamo interessi peggiori di quelli che hanno portato al bombardamento del tuo paese, perché quelli del farmaco sono più cattivi di quelli del petrolio. Perché ce l'hanno con noi? Io fino a qualche settimana fa, prima di due articoli di Nature e alcune pressioni, pensavo che fossero problemi di piccolo cabotaggio, importanti. Vediamo, non so, Celeste, l'asma 1, no? Bambina condannata a morire entro 18 mesi per la sua forma particolare, o di vivere tracheotomizzata con la pompa che la tiene in vita. Un'altra famiglia che ha quella stessa malattia va dal più famoso professore, diciamo del bambino Gesù, tanto per far nomi, e gli chiede, questo professore referente delle famiglie che si occupano dell'asma, gli chiede: ho saputo ieri che mia figlia deve morire, è stata così bene, adesso mi ha fatto questa diagnosi orrenda, perché una diagnosi si fa in pochi minuti, facilissima. Ditemi dove vado, in Cina, sulla Luna, ma io voglio una cura per questa figlia. Sto qua a rispondere, in buona fede, non esiste nulla, sì. L'accompagnamento, a proposito, si chiama, è un termine che vuol dire eutanasia, che è anche applicata in Italia, in alcuni posti, diciamo a Milano, con la morfina. Ma la morfina è un farmaco registrato dall'AIFA, quindi l'eutanasia in Italia è legale, l'eutanasia attiva. Va bene, questo professore dice: signora, lasci stare, eventualmente ci sarebbe questo posto a Milano dove si applica l'accompagnamento. Questi qua vanno a casa a piangere, il bambino lì muore, poi vedono quel disgraziato di Andorina che la TV dice che Celeste sta meglio. Questi tornano dal famoso professore a Roma, con la pistola in tasca forse, e dicono: ma cosa hai fatto? Ah no, è tutto falso, Andorina è un malfattore. Celeste è un placebo, l'hanno filmata prima e dopo, insomma è tutto falso. E per salvare la sua immagine, non dico la vita, che magari per qualcuno ha rischiato, ma per salvarsi la faccia di famoso professore referente della SMA, deve continuare a reiterare davanti all'evidenza a dire che questa terapia non può essere. E così questa cosa si è diffusa a tutti i livelli. C'è gente che ormai lo sa benissimo, ma cerca di difendersi. E questi qua controllano anche i finanziamenti. Io ho detto che Teleton merita il Nobel per la medicina per quello che sta facendo, ma le persone che considerano Teleton la tetta da cui solo loro possono succhiare, gli altri non possono, dicono che se tu parli con Andorina e Vannoni, tu i fondi non li metti più. E quindi adesso non c'è una persona che possa
stare con noi, e devo dire che anche i politici devono stare attenti, perché stare con noi può essere anche un modo per finire sulla graticola, quindi stia attento. Mi congratulo con lei del suo coraggio per stare con noi, perché in questo momento stare vicino a noi è veramente adesso questa fusione ingenua, tutto sommato abbastanza umana, di buona fede, così, di piccoli sorcetti scientifici, comincio a pensare appunto che invece sta arrivando il macro modello, quello veramente internazionale, quello che ha capito che siamo per distruggere delle multinazionali, degli interessi grossi. E questi arrivano con operazioni lobbistiche scientifiche anche sul nostro Parlamento. Abbiamo visto un emendamento alla Camera, che non so chi l'ha scritto, io penso che le persone che l'hanno presentato e poi per fortuna ha ritirato subito, perché è arrivata un'ondata di mail anche di persone dello stesso partito che a Trieste mi hanno proposto dei pazienti da curare, ma c'era scritto in buona fede, questi hanno accettato, la terapia con staminali va applicata secondo il decreto ministeriale del 2003 sulle terapie convulsionali. No, compassionevole, sì, ma se l'avessero letto, l'hanno letto dopo e l'hanno ritirato, c'era scritto che bisogna passare alla fase 2 o 3 di sperimentazione fra 5 e 15 anni. Quindi se passava quella era finita tutto. Per fortuna qualcuno li ha avvertiti, io spero che adesso in quel movimento che sta in Parlamento e al Senato vanno a cercare chi è stato a fregarli, e spero che non accettino ulteriori frogature, perché alla Camera si riproporrà questo tipo di pressioni gigantesche. Si dice che noi non siamo scienziati, che non usiamo i sistemi della scienza, quella forbita, pulita, incravata, eccetera. L'ho messa solo questa volta, non so, me l'ha regalato un paziente, quindi ci tengo a tenerlo. Ma io sì, veramente noi non siamo tipici. Io ho sempre creduto ai tempi dei trapianti di midollo, quando si doveva imporre una terapia che altri non volevano fare, io credo che debba esistere, lo chiamavo controllo, adesso la dottoressa Rinaldi là in fondo mi ha detto che devo chiamarlo, secondo il suo modello, costruzione sociale della scienza. Noi scienziati non possiamo fare quel cavolo che ci pare. Se so fare la bomba atomica, qualcuno deve dirmi che non gli interessa particolarmente, che non c'è la priorità di costruirla. Se voglio fare una terapia con staminali, deve esserci le famiglie, le organizzazioni, dei stakeholders, dei portatori di interesse che devono condizionare il mio operato, e io loro devo seguire, non le cosiddette regole della comunità scientifica. Grazie. Noi abbiamo ricevuto 11.000 richieste di intervento, siamo qui a riservate altre 4.000, quindi siamo in due in Italia con 15.000 persone che ci chiedono aiuto. Il telefono squilla circa ogni 30 secondi, non so per lui ma per me, e finisce a notte fonda. Io sono andato dal cardiologo per chiedere se avevo un infarto, cioè mi sentivo male, io vado in bicicletta, sto bene, io sto vivo la mattina, sono pensionato, vivo davanti al computer dalle 8 alle 9 ore, con la mano sinistra rispondo alle mail, con la destra rispondo al telefono. Il 90% delle persone che mi cerca non mi trova, trova il telefono occupato oppure non rispondo. Quindi non siamo cattivi, siamo disperati assieme a voi. Grazie per i discorsi, dottora Bolina, ma qualcuno lo ha scusa e dice, ma perché non metterci una segretaria o una segreteria? Io risponderei a queste persone che probabilmente il fatto di voler rispondere a tutti quanti sicuramente non facela, perché non siete dei superman, no? È anche un atteggiamento di attenzione personale nei confronti di tutti quelli che li contattano. È ovvio che nel momento in cui la cosa diventa talmente grande da non essere gestibile personalmente, cosa che si sta verificando, perché presumo che siate stati i primi a trovarvi di fronte a una situazione ingestibile, non si può, non è umanamente possibile rispondere a tutti quanti. Allora, a quelli che dicono perché non vi fate una segreteria, perché io vorrei che rispondesse, insomma, proprio in maniera... No, per la verità, stamina, la segretaria ce l'ha, abbiamo una segretaria.
15.000 persone in due ore in un ospedale pubblico italiano, chiuderebbero anche loro, chiuderebbero i battenti. Noi siamo ancora qua e stiamo provando a rispondere a tutti o quasi tutti. Lo so, la prima domanda che è stata fatta è sempre il problema che ci siamo posti noi. Le malattie non si fermano e le attese invece procrastinano solo sofferenza e peggioramenti. Ricordiamoci che noi stiamo cercando oggi, con questo discorso del cuore compassionevole, di accorciare queste attese a 2 mesi, 3 mesi, non ai 15 anni che sennò prevederebbe la legge europea. Quindi tutto sommato direi che già un bello sconto di tempo stiamo cercando di farlo ottenere a tutti dal punto di vista dell'attesa per il trattamento. Mentre vi dico secondariamente, intanto la mail da rappresentante della comunità scientifica sinceramente non l'ho ricevuta, se me l'ha mandata chiedo scusa, ma in mezzo alle 15.000 non l'avrò vista. All'AISLA gli ho risposto sulla loro pagina Facebook, che dicevano che mi ha mandato una lettera per invitarmi a un convegno, gli ho detto che siamo disponibilissimi io e Adelina ad andarci se vogliono ad avere un confronto scientifico, ci spieghino, gli ho detto fissate voi una data e diteci quando volete, noi siamo disponibilissimi. Cioè vedete, cerchiamo di coniugare le cose, perché sennò in questo momento passeremo la vita a girare per l'Italia. Ho fatto per un caro amico che ovviamente per voi, per dare un momento di chiarezza, però veramente io e noi ci passiamo le giornate attaccati al computer e al telefono a rispondere, e riteniamo che la persona che mi telefona a mezzanotte e mezza di sera non la tratto male, perché dall'altra parte, nell'altra stanza, probabilmente è un bambino intubato e quindi se lo sta facendo, lo sta facendo perché è disperata, non perché vuole entrare prepotentemente nella vita di qualcun altro. E quindi stiamo cercando di fare il tutto con la delicatezza e l'umanità che deve contraddistinguere e che ha sempre contraddistinto il modo in cui la Fondazione si è mossa fino ad oggi e continuerà a muoversi in futuro. Il giorno in cui riusciremo ad allargare un po' anche il nostro personale, i biologi e medici, e poi a questo punto anche i segretari, saremo molto felici. Mentre rispondo a questo, rispondo anche alle altre domande. Per quello che riguarda l'ITER, oggi l'ITER funziona in questa maniera. Noi chiediamo di avere non tutta la cartella clinica, perché una volta lui ha detto mandatemi la cartella clinica, non ci è arrivato un Corriere Espresso con un pacco da 200 pagine, da 200 valdoni. In realtà ci servono la diagnosi, che certifichi che tipo di patologia è, e le ultime analisi, cioè gli ultimi esami che sono stati fatti, che ci diano un quadro di quello che è lo stato di salute della persona che vuole accedere alla cura. Quindi noi con la patologia, lo stato che non ci serve per decidere, perché come vi ho detto, per noi un malato di SLA, che sia agli inizi o che sia tracheotomizzato o PEG, non fa una differenza nell'ambito del somministrare o meno la cura. Anzi, teoricamente, essendo cure compassionevoli, più avanzata la patologia, più è giusto che noi si intervenga anche più in fretta possibile. Quindi la differenza può essere solo in un tempo più o meno lungo di attesa, ma non certo nel cercare di aiutare. Arrivata la cartella clinica, questa viene sottoposta a Dorina, ma anche agli altri medici neurologi che stanno collaborando con Stamina, che devo ringraziare a titolo gratuito, i quali fanno la valutazione della documentazione, preparano una scheda e poi si prepara quella che si chiama prescrizione, cioè al paziente viene mandata la prescrizione rispetto alla sua patologia, firmata ovviamente da un medico che è certificato da lui stesso, per accedere alla cura. E qua poi si biforcheranno in futuro i destini dei malati a seconda di quello che deciderà il Parlamento. Se il Parlamento approverà quello che ha già approvato l'unanimità del Senato, tutti coloro che hanno fatto richiesta, hanno la prescrizione e hanno malattie rare, potranno accedere alla cura in Italia. Se la SLA è una malattia rara, ad esempio,
futuro, anche a fronte dell'approvazione parlamentare, fare lo stesso percorso che fanno tutti i pazienti oggi, cioè prendersi un avvocato civile, spedire una lettera all'ospedale di Brescia che gli risponde che non possono prendere in cura perché c'è il blocco dell'AIFA e quindi hanno dovuto bloccare la convenzione con Stamina, e poi con la prescrizione che ricevono e la documentazione, diciamo la risposta all'ospedale, più una serie di documenti che stanno girando già tra i vari avvocati, richiedono al giudice del lavoro della propria città di residenza, attraverso l'articolo 700 che vuole per intervento d'urgenza, il fatto che il giudice ordini all'ospedale di Brescia di prendere in cura con la nostra metodica il paziente. La maggior parte dei giudici del lavoro di tutta Italia, per cui di ormai 50 tribunali diversi, hanno consentito. Ci sono 5 giudici in cui 4 non hanno consentito e hanno detto che il paziente dovrebbe fare cellule con la metodica di una delle cell factory italiane, quelle autorizzate dal Ministero, che però, vedete poi qua, casca l'asino, una volta che arriva l'ordine del giudice, poi si rifiutano di dare cellule, perché dicono non abbiamo protocolli per questa malattia, riteniamo che la nostra cellula non serva in quest'ambito, noi facciamo cellule della pelle o delle corne, non abbiamo la minima idea di come intervenire su una malattia neurologica, oppure correttamente, come fa il San Gerardo di Monza, dice io non mando cellule perché ho già provato a trattare 5 bambini a Trieste ammalati di SMA1, di cui 2 sono morti e 3 non hanno avuto nessun tipo di beneficio, e con la mia metodica non servono a niente. Poi ovviamente ogni tanto c'è qualcuno che si confonde e dice che l'hanno fatto con la nostra cellula, in realtà l'hanno fatto con la cellula di San Gerardo di Monza e con la loro metodica, per cui altre volte dice no, non fornisco le cellule anche se sono una cellula autorizzata perché non servono, e questo devo dire è un atto intellettualmente corretto. Quindi alla fine il giudice che ordina c'è un impatto ai pazienti, va a finire dei pazienti la terapia non la fanno. Poi ogni tanto, capite, il mondo è variegato, ci sono alcuni giudici che hanno ordinato cellule prodotte con la metodica Stamina prodotte dentro una impatto autorizzata, per cui gli ospedali civili di Brescia hanno avuto la nostra disponibilità, hanno chiamato tutte le impatto italiane per sapere se possiamo andare da loro a fare le cellule, ha detto tutte di no. E quindi quei pazienti che hanno avuto l'ordine di questo tipo, perché tra l'altro è un po' assurdo, no? Perché un laboratorio farmaceutico non è fatto dallo spazio che occupa e dalle caratteristiche di eternità, è fatto dai protocolli che si usano all'interno per produrre le cellule. Prima che la nostra metodica riesca a entrare in un laboratorio farmaceutico ci vanno 2 anni di lavoro, quindi è una cosa assolutamente folle, non ha senso, su un articolo 700 d'urgenza. Però ci siamo trovati anche quello, e adesso abbiamo i pazienti che stanno rifacendo il ricorso un'altra volta dicendo allora c'era una metodica Stamina prodotta dentro il laboratorio non farmaceutico di ospedale di Brescia. Quando finalmente riusciamo a ottenere questo, quindi il giudice ordina la terapia con questa modalità, allora il paziente poi viene, o il donatore viene chiamato direttamente all'ospedale, si reca in ospedale, gli fanno tutta un'analisi di intervento, perché se è un donatore bisogna valutare che non abbia virus, che non abbia infezioni, che poi trasmette al ricevente. Come si fa per il terapeuta? Una volta che fatto l'analisi si fa il prelievo, cioè il cautaggio, che è un'operazione un po' più che ambulatoriale, oggi mi permette più probabilità, ma rimasto questo un altro discorso, comunque poco più che ambulatoriale, si esce la sera stessa sulle proprie gambe, quindi non si fa il prelievo la mattina e pomeriggio si è messi, e poi noi abbiamo 21-25 giorni di coltivazione delle cellule. Quando le cellule sono pronte abbiamo cellule sufficienti per fare 5 cicli di infusione, più o meno per un anno di terapia, che è quella che ha fatto oggi Celeste, per esempio la bambina con la SMA1, ha raggiunto la quinta infusione e ha finito le cellule, per cui se deve fare altre 5 dobbiamo fare un altro prelievo. A distanza, passati 25 giorni di coltivazione, ci sono ancora 10 giorni di analisi,
che vengono fatte all'ospedale molto approfondite, dove viene analizzato solo che non ci siano infezioni batteriche o funghi nella coltivazione cellulare, ma si analizza anche tutta la caratterizzazione delle cellule, cioè che tipi di cellule sono. Si fa un tipo di analisi particolare che si chiama telomerasi, cioè analisi di enzima sostanzialmente, che è quella che dice quanto quelle cellule sono lontane o vicine a una cellula tumorale. Le nostre sono sempre tra 10 e più volte inferiori rispetto a una cellula tumorale. Perciò per andare su una cellula tumorale è sicuramente superiore a quella della nostra cellula. E a quel punto il paziente viene ricevuto tre analisi, infatti purtroppo il paziente viene chiamato per fare la prima iniezione. Più o meno è passato un mese o qualche giorno da quando il giudice ha ordinato, diciamo a volte anche un mese e mezzo, perché c'è il tempo per sperare, diceva, l'ordine si organizzi e chiama per il carotaggio, e dopodiché si dia la prima infusione, si valuta come va il paziente, come vanno le sue condizioni, e dopo un mese e mezzo, a volte anche due, dipende dalla patologia, dalla gravità e via dicendo, si fa la seconda infusione e così via nel tempo. Quindi un po' questo è l'iter. Purtroppo vi ho parlato, come vedete, la parte cellule e infusioni dura il 30% di tutto il resto del tempo, che invece è richiesto solo per arrivarci. Se il Parlamento accetta almeno su una parte di malattie, questo non si potrà più sostenere neanche i costi legali. Qualcuno mi ha parlato di costi, continuo a ribadirlo, la Tania non chiede, allora i pazienti non devono pagare niente, non possono neanche fare donazioni alla Tamina per non farlo povere le idee, e la cura è completamente gratuita, viene pagata per la produzione cellulare della Tamina e l'ospedale fornisce per quello che riguarda una notte di ospedalizzazione se si fa una spinale e mezza giornata se si fa un prelievo, fornisce diciamo la sala di degenza, tanta di degenza per mezza giornata, una giornata, e la sala operatoria per mezza giornata, quarto d'ora. Quindi va bene, quindi è un po' peggio di Celeste, se posso permettermi. No, allora non lo so, come dite voi, cioè placebo, cose che penso che comunque mettiamole da parte un attimo quelle altre cose, diamo voce ai genitori. No, ma voglio dire, proprio per il tipo di suggerimento, se noi aspettiamo, inshallah, che la Camera voti, voterà diciamo per due settimane e sarà legge dello Stato, speriamo, e dopodiché bisogna aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Poi gli ospedali avranno probabilmente due mesi per adeguarsi alle regole, poi bisogna presentare il protocollo al Ministero, all'Istituto Superiore di Sanità. Credo che Noemi non è bene che aspetti tanto, cioè io spero che la maggior parte dei pazienti siano seguiti secondo questa legge che sta arrivando, spero. Però nel suo caso io avrei una certa fretta di curarla, non perché ci muore mentre pensiamo, ma perché poi mi arriva completamente paralizzata ed è più facile curare una malattia all'esordio che quando ormai va molto male. Quindi io credo che per lei purtroppo la via più veloce e quindi clinicamente più importante sia quella del giudice. Un avvocato, che purtroppo di pretendo non si fa pagare quasi sempre, e deve fare un ricorso secondo l'articolo 700 del codice civile, fare un ricorso al tribunale del lavoro, perché il lavoro è anche assistenza, per chiedere l'urgenza delle cure. Il giudice deve rispondere in tempi velocissimi, una o due settimane, anche il giudizio è molto veloce, quindi se va bene non è garantito, all'ospedale di Brescia può essere imposta questa cura e quindi tra un mese o due potremmo avere la fortuna di rivederci noi a Brescia con la siringa in mano. Io spero anche molto prima di farvi conoscere mia figlia fuori dalle staminali, però comunque Noemi, ringraziando il Signore, salverà bene a alzare braccia, a una buona presa con le mani, da seduta, un periodo di tempo è rimasta seduta sola, cioè da sola. Ora purtroppo sono due mesi che abbiamo a che fare con la polmonite, è abbastanza seduta sola. Senza appoggio, cioè senza sedile dietro. È rimasta a Milano, è stata cioè su un piano solido era seduta da sola. Sì.
per legge un asma 1, cioè ammesso ad esempio che le bambini non rispettano le regole, un asma 1 non sta mai seduta, se no si chiama asma 2, no? Cioè le reti, cioè, ovviamente sono tutte la stessa malattia, 1, 2, 3, 4, sono la stessa malattia con diverse, che per comodità è deciso, asma 1 mai seduta, asma 2 seduta, asma 3 in piedi. Quindi si comporta in modo molto curioso, molto precoce, però come se fosse l'asma 2, quindi in realtà infatti, è una che forse può aspettare un po' di tempo. Infatti, la speranza appunto non è mai l'ultima a morire, visto che si comporta diversamente da come dicono. Quindi... Certo. Diagnosi genetica fatta, sì. La diagnosi... Speriamo di approfondire tra di noi. D'accordo, va bene. Ma... D'accordo. Allora a questo punto possiamo andare con la carrellata di domande via internet